Siamo in un periodo dove l'attualità nel mondo della ristorazione è che alcuni ristoranti non sono riusciti o non hanno voluto superare questa crisi che è stata portata alla pandemia. Cosa vuol dire non hanno voluto superare? Perché hanno deciso di chiudere. Ci sono dei casi emblematici come per esempio l'Ermitage della famiglia Ravet a Vufflens-le-Château nel Canton de Vaud in Svizzera, oppure un altro ristorante emblematico a Milano, il Pont d'Affaires. Ristoranti che funzionano bene, che hanno successo, ma che durante il Covid, i rispettivi gestori si sono resi conto che c'è un'altra vita oltre alla ristorazione, della quali erano, totalmente devoti prima di questa pandemia. Ecco che ci si sta riorganizzando, si stanno ripensando i concetti della ristorazione, tutti i manager stanno giustamente concependo dei nuovi modi di gestire un ristorante e penso che in tutte queste novità il sommelier avrà un ruolo importante da giocare. Perché? Perché ci si è resi conto che dal 30 al 50% del fatturato di un ristorante è sviluppato dalle bevande, per cui non è più, diciamo così, una voce che si può lasciare al caso perché tutto deve essere concentrato sulla cucina. Alla fine, quando si tira il bilancio, si vede cosa portano le bevande, ecco che ci si rende conto che spesso sono le bevande a tenere in piedi un ristorante. E allora il sommelier, secondo me, avrà un ruolo sempre più importante perché non solo dovrà conoscere queste bevande, i vini ovviamente, ma dovrà sapere anche gestire dal punto economico la cantina. Per cui ecco, penso che il sommelier avrà un ruolo molto importante da giocare nel futuro della ristorazione che dovrà reinventarsi. E vedremo come sarà in futuro. Io spero giustamente che il sommelier abbia questa capacità di reinventarsi e di reinserirsi in questo nuovo sviluppo della gestione della ristorazione.